A Roma c'è uno strano quartiere che non è davvero un quartiere, anche se venne così chiamato dallo stesso architetto che lo ha progettato e da cui prende il nome, Gino Coppedè. Il quartiere Coppedè in realtà è solo una serie di isolati. È composto da 18 palazzi e 27 tra palazzine ed edifici d'altro tipo, disposti intorno al nucleo centrale di Piazza Mincio. Si trova a pochi passi dal quartiere Trieste, nell'isolato compreso fra via Tagliamento, via Arno, via Ombrone, via Serchio, via Reno, via Clitunno e via Adige, fino a Piazza Trasimeno. Fin da subito ha suscitato grande ammirazione ed interesse per le strane forme eclettiche delle palazzine, per i tanti simboli presenti un po' ovunque negli affreschi, nei bassorilievi, simboli misteriosi a cui qualcuno ha attribuito oscuri significati massonici. Il progetto del quartiere nacque nel 1915 e terminò nel 1927, poco dopo la morte dell'architetto che lo aveva ideato. Quello che è certo è che il quartiere Coppedè merita assolutamente una visita e noi siamo andati a scoprirne i segreti. Ed eccomi, sono nel quartiere Coppedè, sono insieme a Valentina Ferranti, antropologa, che ci introdurrà alla simbologia presente nel quartiere. Bene, un quartiere che i romani stanno scoprendo ultimamente, ma anche i turisti. È un quartiere assolutamente particolare, che mischia uno stile liberty, uno stile che richiama l'antica Grecia, l'antica Roma, simboli medievali. È una sorta di scrigno di simbologia, è una sorta di percorso anche, possiamo dire, perché attraverso queste strade ritroviamo anche qualcosa che si lega alla nostra tradizione. È una sorta di viaggio da un esterno a un interno, dall'ombra alla luce. Questa è Piazza Mincio, una piazza romana che si sta riscoprendo proprio in questo periodo, perché adesso è un po' sulle rotte turistiche di Roma. Ma perché? Perché è un quartiere assolutamente atipico per Roma, anche se poi, come vedremo, ci sono dei richiami anche alla Roma imperiale e alla Roma, diciamo, della nascita, della fondazione. È un quartiere che è stato costruito da Gino Coppedè. I lavori sono iniziati nel 1916 e l'allora sindaco di Roma, che era Ernesto Nathan, diede carta bianca a questo grande architetto, non solo architetto, un costruttore, possiamo dire, ma anche un grande decoratore, tant'è che era figlio di Mariano, che era anche un ebanista, oltre che un ideatore di geometrie architettoniche. Il quartiere fu terminato i lavori di Gino Coppedè terminarono nel 1927 alla morte, ma furono poi completati. Sono in tutto 27 palazzine, ma sono veramente straordinarie e tra l'altro sono dense di simboli, cioè le decorazioni sono estremamente simboliche. Gino Coppedè cosa ha fatto? Insieme a tutte le maestranze che hanno lavorato insieme a lui, ha riunito simboli o comunque rappresentazioni del Medioevo, della Grecia classica, della Roma imperiale, appunto, come dicevo prima, della Roma della fondazione, ma anche simboli massonici, simboli che possiamo leggere anche sul doppio binario con diversi significati, e andiamoli a scoprire. Tra le varie simbologie che possiamo osservare nel quartiere Coppedè, eccone una molto interessante. Qui vediamo un leone, tra l'altro è ripetuta, il leone lo ritroviamo in tutta l'architettura, in tutte le decorazioni del quartiere Coppedè, un leone che affronta o comunque è in procinto di divorare un serpente. È una simbologia molto interessante perché il leone è solare, no? Anche da un punto di vista astrologico, poi vedremo c'è anche un cerchio al cui interno ci sono i simboli zodiacali, quindi è la luce
il principio solare, quindi il leone associato al sole, che divora un simbolo ctonio, il serpente. Diciamo che osservando e facendo un'analisi dei simboli che ci sono nella piazza, ma nel Piazza Mincio, ma anche nel quartiere, troviamo sempre questa sorta di ambivalenza tra elementi ctonei e elementi solari, quindi cielo e terra. Lo troviamo anche nelle decorazioni in ferro battuto, dove viene rappresentato il grifone, che è un altro di quegli animali sacri che uniscono potenzialità ctonie e celesti. Un'altra simbologia interessante è questo bassorilievo, dove possiamo ipotizzare un albero della vita. Questa è una coppa, un altro simbolo ricorrente che ritroveremo nel quartiere Coppedè. La coppia ovviamente ci fa pensare al Santo Graal, quindi siamo proprio nell'ambito di una simbologia che ritorna anche in maniera costante all'interno del quartiere Coppedè e che Gino Coppedè ha scelto di mettere in evidenza per creare una sorta di, anche possiamo dire, forzando probabilmente un po', percorso iniziatico. Questo che vediamo, questo è il Palazzo del Ragno, dove vediamo questo ragno dorato su fondo scuro e sopra una maschera, una figura titanica. Qualcuno ha detto un cavaliere, la stessa Atena, non possiamo saperlo, anche perché tutta la documentazione che riguardava le decorazioni di Piazza Coppedè sono andate perse. Vediamo appunto questo ragno che, secondo certa tradizione che possiamo anche definire massonica, è l'architetto del mondo. Ovviamente dobbiamo comprendere come i simboli siano sempre duali. In questo caso noi lo intendiamo come il demiurgo, ma in un'altra simbologia possiamo anche intenderlo come la dea madre che tesse le sorti dei destini, ma probabilmente non è questo il caso. Sotto troviamo le aquile, che sono dei vigilantes, e troviamo sempre l'elemento che ritorna del leone. Ora, questi leoni con le fauci spalancate rappresentano la protezione per quanto riguarda il mondo fuori, cioè sanciscono una sorta di linea di confine tra il mondo esterno e il mondo interno, che deve essere protetto. Lo troviamo nelle cattedrali, lo troviamo nelle chiese e lo troviamo sempre come motivo ricorrente in tutti i palazzi del quartiere Coppedè. Qui abbiamo un altro simbolo solare, il leone, ma anche la terra e il leone alato, quindi con queste ali. Quindi sempre quest'unione, questo dialogo del mondo ctonio con il mondo celeste. E qui ci troviamo alla Palazzina delle Fate. Lì c'è una meridiana e un altro albero della vita, che come dicevamo prima è un motivo che ricorre e riguarda sempre questo percorso dal basso verso l'alto. E poi c'è un omaggio probabilmente di Gino Coppedè alla nascita di Roma, quindi vediamo la lupa con i gemelli Romolo e Remo. È una lupa veramente straordinaria e bellissima, e vediamo anche delle decorazioni più in alto, come dicevamo prima ci sono dei simboli che si mischiano, ma anche delle immagini che si mischiano, quindi vediamo dei motivi medievali, i cavalieri che ci ricordano nobiltà, giustizia e verità.